Prestazioni senza compromessi nel mini escavatore SK 17 giro sagoma. Affidabilità e un servizio assistenza tempestivo. Scopri la promo sul sito bassan.com. TG Veneto News, buona domenica e ben ritrovati. Oggi il primo fine settimana di fatto con le nuove raccomandazioni, i nuovi divieti per quella che il governatore ha definito la zona gialla plus. Nonostante le raccomandazioni, nonostante i varchi in molte città all'ingresso, a quanto pare i veneti non hanno rinunciato alla passeggiata in centro. Vediamo com'è andata. Primo giorno con la nuova ordinanza, un provvedimento che però non sembra sufficiente a svuotare i centri delle città e le zone a più alto rischio assembramento. C'è chi si ferma a guardare le vetrine, chi si beve uno spritz in compagnia di amici. I centri storici delle città dunque si svuotano solo a metà. Quel che vedo un po' meno, mica tanta, ma un po' meno mi pare. Un po' svuotato, però c'è ancora tanta gente. Le raccomandazioni e i divieti non fermano la corsa all'aperitivo. A Bassano i bar sono presi d'assalto, tanta gente anche a Vicenza, lungo Corso Palladio e nelle piazze per un aperitivo. L'emergenza sanitaria non sembra fare più paura, eppure i dati parlano chiaro. I nuovi contagi aumentano inesorabilmente e non si ferma nemmeno il numero di decessi. Che ci mettiamo in testa che almeno per un mese dobbiamo evitare la confusione e cercare veramente di avere la mascherina, non con la scusa di fumare o di bere un bicchiere, alla fine non ce l'abbiamo mai. Per monitorare l'ingresso delle persone in centro storico, a Verona sono stati allestiti 17 varchi presidiati dalla polizia locale. Presidi anche a Vicenza, con varchi ad ogni ingresso del centro. Vorrei andare in un negozio. Quale? Sequoia. Prego, signora. Grazie a voi. Le vie e le piazze del centro si riempiono soprattutto nel pomeriggio. Solo San Marco rimane deserta. Nella piazza più bella del mondo le persone si contano sulle dita di una mano. Una cartolina diversa rispetto a quelle che abbiamo visto nelle ultime settimane. Questo per quanto riguarda i centri storici, meno folla e meno incassi anche ai mercati. Ieri giornata dei due grandi mercati cittadini in Prato della Valle a Padova e in zona stadio a Verona. Sentiamo. Sabato ore 11, il cielo è grigio su Prato della Valle, un'atmosfera quasi surreale. Le immagini un tempo consuete della folla che passeggia tra le bancarelle del mercato sembrano un ricordo lontano. L'ordinanza di Zaia, che invita i cittadini a non passeggiare in centro, ha di fatto diminuito il numero di presenze nelle città e di conseguenza nei mercati. Nulla, c'è il nulla. Molta meno gente, praticamente a metà. C'è meno gente, è normale, però ci sta, insomma, la gente chiaramente preoccupata. Forse anche perché è stata interpretata male la cosa, credo che la gente non sia convinta di potersi spostare da comune a comune. Non solo Prato della Valle, anche negli altri grandi mercati del Veneto le presenze sono diminuite. Succede ad esempio al mercato dello stadio a Verona. Poi uno conosce il mercato dello stadio, c'è molta ma molta molta meno gente rispetto ad un sabato mattina pre-Covid, ad un sabato mattina normale. Per far fronte all'emergenza e alle nuove disposizioni cambia anche l'organizzazione dei mercati, con varchi d'accesso che regolano entrate e uscite. A Verona i banchi alimentari sono stati spostati nel parcheggio della palazzina Masprone, dove gli spazi sono più ampi, una scelta che però ha fatto discutere. Non è corretto e non va bene per gli operatori, io parlo per gli operatori. Perché io sarei in un mercato dove ci siano gli alimentaristi e gli operatori che vendono la merce comune. Che la gente viene qua, il cliente fa la spesa, prende la macchina e va a casa. Se passa in mezzo al mercato magari qualche maglietta, qualche scarpa se la compra pure. Non manca tuttavia qualche sporadico assembramento. Numerosi controlli degli agenti della polizia locale e delle altre forze dell'ordine. No, devo andare. Sì, no. Fuori dal mercato. No, vado. Ed ora le parole del governatore che ha confermato la zona gialla plus, ha dato anche una buona notizia, l'RT, l'indice del contagio è diminuito, arrivato a 1,29, anche se bisognerà
comunque osservare ancora le nuove regole per portarlo sotto al livello 1 e poi l'annuncio anche che i Covid Center per i tamponi saranno aperti 12 ore dalle 7 alle 19. Tutti i dettagli. È una giornata record per il Veneto, ma non tutti gli indici sono positivi. Il dato peggiore è quello dei decessi. 52 persone hanno perso la vita. Si tratta di un momento negativo confermato anche a Vicenza con 12 vittime nell'arco di 24 ore. Nel frattempo, a fronte dell'avanzata dei nuovi positivi, c'è anche un record migliore, quello dei tamponi effettuati. Totale 53.289 tamponi. Cioè è il giorno del record. Mentre prosegue in Veneto la sperimentazione innovativa dei tamponi fai da te che il professor Rigoli potrebbe presentare già in settimana, del resto è pur vero che il Veneto è l'unica grande regione del nord rimasta in zona gialla. Avete visto che siamo in zona gialla, plus come l'ho chiamata io. È entrata in vigore quindi da oggi l'ordinanza regionale che richiede l'impegno di tutti. Qui c'è da parte di tutti la necessità di metterci impegno. Vi ricordo che dietro all'angolo c'è sempre la zona arancione quantomeno, anche se il nostro R-Conti è andato a 1,29, vi ricordo che dietro all'angolo c'è sempre la zona arancione, se non anche quella rossa. Non bisogna abbassare la guardia e nemmeno la mascherina, serve senso civico e la voglia di fare un sacrificio, sperando di azzeccare da qui in poi solo record positivi. E Verona è a caccia di un Covid hotel dove poter far alloggiare le persone che escono dall'ospedale o comunque sono positivi ma non sanno dove fare la quarantena. Serve una struttura con almeno 100 stanze. Sentiamo. Con il turismo praticamente assente non sarà difficile per l'ULS 9 Scaligera trovare una struttura con la quale stipulare la convenzione per creare anche per la provincia di Verona il Covid Hotel. In alcune regioni questi alberghi erano già stati attivati col primo lockdown tra marzo e aprile. Servono ad ospitare quei pazienti che per diverse ragioni, non avendo bisogno di cure ospedaliere, necessitano però di un luogo dove trascorrere la quarantena. Il Covid Hotel potrebbe anche arrivare a fornire alcune prestazioni come l'ossigenoterapia per chi ha avuto una polmonite o una leggera riabilitazione. Ogni ULS del Veneto può interpretare in base alle proprie necessità questa residenza che chiederebbe ai propri ospiti un contributo alle spese quasi simbolico. Inizialmente la regione aveva pensato agli appartamenti liberi dell'ATER, ma alla fine questa idea è stata scartata perché la maggior parte sono inagibili, senza riscaldamento e senza servizi funzionanti, e quindi attrezzarli per questo scopo sarebbe costato troppo e avrebbe chiesto troppo tempo. L'ULS 9 Scaligera sta mettendo a punto in questi giorni il bando per individuare il Covid Hotel per la provincia di Verona e spera che le associazioni di categoria avanzino delle proposte condivise. Il direttore generale Pietro Nicola Girardi anticipa il profilo di quanto si sta cercando: un albergo baricentrico rispetto al territorio della provincia con almeno 100 camere, strutturato a moduli suddivisibili e con percorsi separati. Inoltre dovrà avere un adeguato parcheggio ed essere facilmente raggiungibile. Ed ora la protesta dei medici di base. Arriva la denuncia sul numero di test rapidi arrivati a loro dalla regione. I test, dicono, sono troppo pochi, in alcuni casi si esauriscono solamente in 24 ore. I medici lamentano anche la mancanza da parte dei pazienti del rispetto delle norme anti-Covid. A Montecchio, per esempio, nel Vicentino è stata sospesa l'attività ambulatoriale. Sentiamo. Queste sono le provette con il reattivo, i tamponi. Iniziano ad arrivare i test rapidi ai medici di base, ma il quantitativo è insufficiente. La denuncia parte dagli stessi professionisti che hanno aderito alla campagna. Gli 8 medici della medicina di gruppo avanzata Medici Insieme di Vicenza potranno contare per il momento solo su 160 test antigenici, ovvero 20 test ciascuno. Probabilmente in una sola giornata andranno esauriti. La richiesta adesso è molto alta, quindi speriamo che ci arrivino altre forniture di tamponi per poter dare una risposta adeguata all'utenza. La risposta è arrivata dal governatore del Veneto Luca Zaia, che ha annunciato che prossimamente verranno distribuiti 100.000 test rapidi ai medici del territorio. Intanto i positivi al Covid continuano a salire e la febbre, anche a 37,5, è quasi sempre Covid.
Le febbri in questo momento molto spesso poi si rivelano casi positivi. Non vediamo casi di influenza, almeno nella mia esperienza non ho visto casi di influenza in questo periodo, quindi le febbri tendenzialmente vanno tutte al tampone, insomma. Con l'emergenza sanitaria i medici di base faticano a seguire in maniera adeguata i pazienti non Covid. La preoccupazione è rivolta soprattutto alle patologie croniche, in particolare nei pazienti oncologici o diabetici. Questi pazienti qui chiaramente corrono il rischio di vedere limitate le prestazioni nei loro confronti. Sono numerosi inoltre i medici di base che lamentano comportamenti poco responsabili da parte dei pazienti, che talvolta tengono la mascherina abbassata, in ambulatorio non rispettano il distanziamento sociale. Per questo motivo a Sant'Urbano, frazione di Montecchio Maggiore, è stata sospesa l'attività ambulatoriale e fino a fine emergenza i pazienti potranno essere visitati solo nelle rispettive medicine di gruppo e non più nell'ambulatorio decentrato. Hanno fatto guarire Donald Trump in pochi giorni. Gli anticorpi monoclonari saranno sperimentati a Verona dalla professoressa Tacconelli. Sentiamo. Non c'è differenza nel modo tra cui il virus si trasmette oggi rispetto alla scorsa primavera. La minore mortalità o il limitato ricorso alla terapia intensiva sono frutto di una migliore diagnostica e del fatto che la medicina ha imparato molto. Lo afferma senza dubbi Evelina Tacconelli, l'infettivologa dell'Università di Verona che dirige il reparto malattie infettive dell'azienda ospedaliera. Sicuramente non esiste una terapia ottimale in questo momento per il Covid. Quello che sappiamo è che sicuramente a Verona abbiamo in corso un gran numero di studi clinici con tutte le molecole più nuove e speriamo a breve, che però non significa sicuramente domani, ma significa almeno un altro paio di mesi, potremmo avere una terapia più efficace, o almeno la prova di una terapia più efficace, come per esempio gli anticorpi monoclonali. Come anticipato dal presidente del Veneto Zaia in una conferenza stampa, l'Agenzia Italiana del Farmaco con altri gruppi di studio internazionali affiderà proprio alla professoressa Evelina Tacconelli e al suo staff lo studio degli anticorpi monoclonali, la cura che ha fatto uscire dal Covid in pochi giorni Donald Trump. Gli anticorpi monoclonali non solo sembrano in grado di far guarire a tempo di record, ma sarebbero anche in grado di procurare una immunità temporanea come avverrebbe con il vaccino. Al momento hanno solo un inconveniente, il prezzo altissimo. Questo vale per molte delle terapie, se pensiamo per esempio a quelle che avevamo per l'HIV e per l'AIDS, siamo partiti da cifre assolutamente spaventose mensili e adesso hanno dei costi più accettabili. Quindi mi aspetto una riduzione, diciamo che in questo momento probabilmente per noi, almeno all'interno degli studi clinici, quello che è importante è che siano efficaci. E quindi da parte nostra, anche come classe medica, c'è un impegno veramente importante nel rendere le terapie disponibili per tutti. Con il rigore scientifico che contraddistingue il suo lavoro, la professoressa Tacconelli non scommetterebbe su una sola delle vie d'uscita finora individuate. Non scommetterei un euro. Se però dovessi fare una, diciamo, nel mio mondo ideale, la vittoria sarà una vittoria su più fronti. Sarà una vittoria perché avremo il vaccino, non ci sono dubbi, ma non l'avremo e non sarà il vaccino la risposta, perché non riusciremo a vaccinare tutta la popolazione in pochissimi mesi all'inizio dell'anno. Quindi il vaccino non è la risposta totale. Avremo però il vaccino più altri farmaci, tra cui appunto gli anticorpi monoclonali, ma anche altri che stiamo testando. E più io credo che una porzione di questa vittoria rimane da parte della popolazione nel cercare di ridurre le modalità di contagio. So che è noioso, ma parliamo di un virus che si trasmette da uomo a uomo tramite contatto delle vie, delle vie respiratorie. Quindi la mascherina inclusa nel pacchetto della vaccinazione e della terapia rimane l'unico modo che abbiamo in questo momento per battere questo virus. E ce la faremo, non ho dubbi su questo. Ed ora la quarantena e il lockdown e gli effetti soprattutto sui giovani e sugli adolescenti. L'Azione Cattolica Ragazzi sperimenta la vicinanza anche a distanza. Sentiamo. Mentre si torna a parlare di nuovi lockdown, a tutti torna alla mente la durissima prova iniziata lo scorso febbraio, ma pochi si sono accorti di quanto quei lunghi mesi di isolamento abbiano penalizzato i giovani.
Secondo le prime indagini, i giovani in quarantena, l'isolamento ha minato le certezze dei ragazzi per il presente e per il futuro, facendo aumentare in loro stati depressivi, disturbi legati all'ansia e nei più piccoli regressioni comportamentali con pianto e paura. Dall'oggi al domani tra di loro si è creato un vero e proprio distacco fisico e sociale, ritrovandosi chiusi in casa e interagendo solamente attraverso computer e cellulari. Anche la CR, Azione Cattolica dei Ragazzi, ha sempre cercato di mantenere il contatto attraverso questi mezzi, in molti casi vera e propria ancora di salvezza, come racconta questa mamma. Questi ragazzi nel tempo del lockdown hanno sofferto tanto la mancanza dei coetanei, degli educatori, degli incontri con le tappe. E allora gli educatori avevano pensato di organizzare una serata online, ma a causa di internet che non funzionava non riuscivano a collegarsi. Allora un po' la rabbia, la sofferenza. L'educatore ha avuto un po' la sensibilità di chiamarmi in privato e si è collegato a una videochiamata con loro due e sono stati un quarto d'ora a chiacchierare, a raccontare cosa fanno a casa. E lì è passato tutto il malessere, perché il lockdown era veramente una cosa triste. E un'altra mamma racconta come il lockdown rappresenti un rischio ancora più serio per i ragazzi con disabilità e ritardi psicomotori. Per bambini con disabilità il rischio è quello di perdere completamente le routine che loro hanno e quindi le loro abitudini e quindi trovarsi senza una sicurezza. Abbiamo vissuto insieme anche le cerimonie della Pasqua, i vari eventi importanti e abbiamo rivisto delle cose che lui faceva prima e le abbiamo riportate in casa facendo dei lavoretti, condividendoli sui gruppi o su internet con le altre persone, quindi ricreando per lui quei bei momenti gioiosi, quelle belle relazioni che viveva prima in casa, insomma con le modalità che si potevano utilizzare. Un nome che ha fatto sognare milioni di donne, una storia fatta di persone, di cuore, di desideri realizzati. Lei, Giuliana Teso, i suoi modelli, i materiali lavorati con maestria, cappotti, morbidi capi e accessori di pelliceria sapientemente mimetizzati da non sembrare nemmeno le pellicce di un tempo. È l'evoluzione del marchio Giuliana Teso. Da oggi, nello storico showroom a Vancimuglio Vicenza, unico punto vendita nel mercato mondiale, Giuliana Teso, a prezzi inimitabili. Quando sei sensibile alla bellezza, quando sei sensibile alla qualità, la cerchi in ogni dettaglio, anche in quelli più intimi. Lasciati accarezzare dalla sua morbidezza. Non potrai più farne a meno. Carta igienica Sensitive. Sensibilmente più morbida, sensibilmente più lunga, sensibilmente più resistente. Carta igienica Sensitive. Senti la differenza. Il mondo non era pronto per i pronti pedon. Ma ora sì. Legumi e cereali già cotti al vapore per ogni tua ricetta. Pedon, evoluzione naturale. Siamo alla cronaca con un'operazione della Guardia di Finanza ad Asiago, Colf e Badanti che nascondevano i redditi che percepivano e non versavano le tasse. Scoperto un giro di oltre 800.000 euro. Sentiamo. In regola con i contratti di lavoro, ma sconosciuti al fisco. 830.000 euro, l'ammontare dei redditi non dichiarati da 27 tra Colf e Badanti, impiegate come collaboratrici domestiche sull'altopiano dei 7 comuni. 27 soggetti selezionati accuratamente sulla base di un'analisi di rischio mirata, nonché sulla base degli accordi di un protocollo d'intesa che viene stipulato a livello centrale con l'INPS. Donne originarie di paesi dell'est, soprattutto Romania, Ucraina, Russia, hanno di fatto nascosto i guadagni percepiti omettendo di versare l'IRPEF all'erario. Queste dichiarazioni dei redditi sono dovute da parte di ciascun soggetto collaboratore domestico qualora i redditi siano superiori a 8.000 euro per ciascun anno d'imposta. Precisi indizi di violazione delle norme tributarie hanno fatto scattare le indagini della tenenza delle Fiamme Gialle di Asiago. Per questa categoria di dipendenti il datore di lavoro non funge da sostituto d'imposta, versa i contributi previdenziali, ma non è tenuto a effettuare ritenute sulle retribuzioni. La Guardia di Finanza ha redatto nei confronti dei 27 soggetti controllati un processo verbale di constatazione, il quale è stato trasmesso all'Agenzia delle Entrate per l'emissione del successivo accertamento nei confronti dei soggetti controllati.
Andiamo adesso a Treviso perché è pesantissima l'ipotesi, addirittura attentata a strage per il 56enne che ha posizionato e fatto esplodere un ordigno settimana scorsa davanti alle porte di un supermercato. È stato identificato grazie alle telecamere di videosorveglianza. Tutti i dettagli. Agito per vendetta contro il supermercato i cui responsabili lo avevano denunciato dopo una serie di furti. Per quei colpi messi a segno 2 anni fa e per altri reati avevo scontato una condanna ad 1 anno e 9 mesi di carcere. Enrico Sorarù, 56enne, bellunese ma di fatto senza fissa dimora, è stato arrestato e accusato di aver posizionato e fatto esplodere la bomba a pochi passi da Piazza Borsa in centro a Treviso. Non un semplice ordigno artigianale, ma una bomba che poteva far male se non uccidere. Il bellunese è accusato di porto di ordigno esplosivo, danneggiamento aggravato e ipotesi di strage. Ma avete visto il soffitto? Cioè, perfino sulla parete. Cioè, passava un bambino, un anziano. Ah, no, un anziano, passava lei. In un occhio, in fronte, sulla gola. Morivi, sai. L'uomo era nascosto a Nervesa a causa di un amico. È stato identificato grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Nel filmato lo si vede arrivare in centro a bordo di un furgone e poi dirigersi verso l'ingresso del market. Resta ancora da chiarire se la bomba sia stata fabbricata dall'uomo o in che modo se la sia potuta procurare. L'esplosione aveva danneggiato la vetrata antisfondamento del supermercato e danneggiato in parte il muro di una banca vicina. Il boato, un'ora prima del coprifuoco delle 22, era stato sentito in tutta Treviso. Questo rumore allucinante, quasi tremava il pavimento e io sono molto distante, era tutto chiuso, c'era comunque rumore dove, nel posto in cui mi trovavo, immediatamente un boato allucinante, guarda, mai pensato, no, pensavo uno sparo. Ed ora parliamo della Consulta che ha bocciato la legge sui controlli di vicinato, ma i comitati rimangono in piedi visto che i protocolli sono stati siglati tra comune e prefettura. Il promotore della legge Ciambetti replica, ora i cittadini sanno a chi rivolgersi sulla questione legata alla sicurezza. Al Viminale, sentiamo. Per la Corte Costituzionale la legge veneta sui controlli di vicinato è illegittima, ma i comitati nati in varie città del Veneto e da un anno anche a Vicenza nel frattempo rimangono in piedi. Nella nostra città, precisa il prefetto del capoluogo berico Pietro Signoriello, non cambia nulla, i protocolli sono stati firmati tra la prefettura e il comune. A non essere in regola quindi non sarebbero tanto i comitati dei cittadini, ma la norma che li ha istituiti, che per i giudici viola la competenza esclusiva dello Stato in materia di sicurezza. Una decisione che però è considerata a dir poco contraddittoria da Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale, proponente della legge approvata all'unanimità e consigliere comunale delegato proprio ai controlli di vicinato a Vicenza. Il controllo di vicinato si può fare, si può mettere in campo, si possono mettere in moto iniziative che mettano i cittadini in collegamento con le forze dell'ordine. Il problema è che la nostra legge poteva dare degli aiuti, poteva contribuire al raggiungimento degli obiettivi del controllo vicinato, poteva servire a dare una traccia, ripeto, alle amministrazioni. Norma annullata quindi, ma controlli che rimangono quindi in vigore tra attivi e in via di partenza a Vicenza, tra San Giuseppe, Viale Milano, Parco Città e Santa Lucia, e con segnalazioni e foto, come quella postata sui social, che riescono a dare un contributo alle forze dell'ordine. Nessuna sostituzione, precisa Ciambetti, il nostro era un indirizzo generale. Una legge che non istituisce nulla, che non si sostituisce al governo, allo Stato centrale, alle forze dell'ordine, ma che promuove la cultura di legalità, niente di più e niente di meno. E il presidente del Consiglio regionale aggiunge: ora i cittadini sanno a chi rivolgersi sulla questione legata alla sicurezza. È il Ministero degli Interni, è il Viminale, sono i sottosegretari che magari parlano di tante altre cose senza pensare alla sicurezza dei propri cittadini. Cambiamo adesso argomento. Ogni 100 abitanti si contano appena 6,9 sedi di imprese attive. Questo è il dato che ha indotto la CGA di Mestre a parlare di desertificazione imprenditoriale per quanto riguarda la provincia di Belluno. Sentiamo.
In 10 anni, dal 2009 al 2019, in provincia di Belluno si sono perse quasi 1200 sedi di impresa, con una flessione pari al meno 7,6%. A fine 2019 si contano 13.942 sedi di impresa attive in provincia. Lo rende noto uno studio della CGA di Mestre presentato online lunedì ed elaborato sulla base dei dati camerali al netto del comune di Sappada, che è stato commissionato da Confartigianato Imprese Belluno al fine di fotografare la situazione attuale relativa al tessuto imprenditoriale in provincia di Belluno, con focus sull'artigianato. La provincia di Belluno, rileva la CGA, evidenzia una situazione di desertificazione imprenditoriale. Ogni 100 abitanti si contano appena 6,9 sedi di imprese attive. Servizi turistici, costruzione e manifattura rappresentano oltre il 40% delle imprese attive nel bellunese, tuttavia con una meno 19% è ancora la manifattura a segnare in 10 anni le flessioni maggiori. Queste alcune delle principali evidenze relative al totale delle imprese attive in provincia sulla base dei dati disponibili a marzo 2020. L'artigianato rappresenta poi una vera e propria specializzazione per il bellunese. Più di un'impresa su tre, riferisce ancora la CGA, è artigiana, ossia una percentuale del 34,2%. In 10 anni tuttavia anche il numero di imprese artigiane è sceso di 711 unità, meno 13%, assestandosi ad un totale di 4.769. L'ufficio studi Mestrino evidenzia inoltre alcuni indicatori socio-economici utili al monitoraggio dei territori, sintetizzando come in provincia sia in atto un processo di spopolamento, la componente giovane della popolazione continui a diminuire, mentre si assiste ad un pericoloso processo di desertificazione imprenditoriale. Per Confartigianato Imprese Belluno è necessaria dunque una doppia progettualità, tesa sia alla ripartenza post-Covid, sia al superamento delle problematiche già esistenti in provincia. Per noi le cose principali per invertire la rotta dello spopolamento e creare attrattività sono sicuramente una fiscalità di vantaggio per i territori di montagna, oltre che politiche a favore delle famiglie. L'Agenzia ONU per i rifugiati premia la Caritas diocesana vicentina. Allora, vediamo i dettagli. L'Agenzia ONU per i rifugiati, UNHCR, ha premiato l'associazione Diaconia Onlus, braccio operativo di Caritas diocesana vicentina, per l'impegno a favore dell'inserimento lavorativo di persone beneficiarie di protezione internazionale. È ancora il lavoro, infatti, per le realtà sociali ed economiche vicentine la via preferenziale per accogliere e integrare nella maniera giusta, e l'associazione Diaconia Onlus ha saputo cogliere perfettamente i bisogni specifici di persone in difficoltà e aziende, inserendoli in una rete composta da realtà formative, cooperative sociali, associazioni benefiche, aziende del territorio, in grado di dare risposte concrete ed efficaci a beneficio di tutti, persone in difficoltà e tessuto economico locale. Con questo riconoscimento è stato premiato tutta l'attività di inserimento lavorativo fatto rivolto a 32 richiedenti asilo rifugiati che hanno fatto un percorso di tirocinio di 3 mesi, al termine del quale ci sono stati 7 esiti occupazionali positivi, 5 contratti di apprendistato e 2 a tempo determinato. Abbiamo costruito qualcosa di importante che con alcune associazioni del territorio, tipo il Rotary di Vicenza o altri Rotary della provincia, con il progetto Rotary Refugee. E l'esito di questi tirocini che abbiamo attivato, d'intesa con la formazione curata dal San Gaetano, è stato veramente per noi incredibile dal punto di vista del risultato ottenuto. Quindi la maggioranza delle persone ha trovato poi un'occupazione stabile. Quindi singoli progetti nel campo, ad esempio, dei saldatori, come è stato il Rotary Refugee, hanno dato una mano alle aziende che mancavano di professionalità di quel tipo, e per noi hanno provveduto a dare una risposta a 16 persone che non riuscivano a trovare uno sbocco socio-occupazionale. Lavori straordinari sui tetti di Castelvecchio a Verona. Le coperture delle torri sono state danneggiate dalla fortunale di fine agosto e da questa settimana gli operai sono al lavoro per ripararle. Sentiamo.
In molti, passando in corso Cavour, si saranno chiesti il motivo della presenza della piattaforma aerea davanti a Castelvecchio. È presto spiegato, sindaco e assessore sono andati a verificare la situazione dei tetti delle quattro torri danneggiati in occasione del violento temporale del 23 agosto scorso. Era necessario fare le ispezioni per verificare le parti ammalorate e quindi gli interventi di manutenzione vera e propria già conclusi. A cominciare dalla torre dell'orologio, la più danneggiata perché il forte vento aveva spazzato via alcune tegole rompendone altre e rendendo la copertura instabile e insicura. Ma era importante andare a verificare puntualmente, direttamente da sopra, sostituendo peraltro anche dei coppi che sono quelli che si sono ammalorati e che quindi rischiavano magari poi di venire giù a seguito di un magari prossimo futuro, quello che potrebbe essere un nuovo temporale, per cui era meglio prevenire, per cui la verifica riguarda questa torre, che è quella dell'orologio, le altre due e anche quella sopra all'ingresso del circolo ufficiali, in maniera tale da poter verificare e nello stesso tempo sostituire quelli che sono i coppi ammalorati in maniera tale che l'intervento sia risolutivo da subito. Rimandate di qualche giorno le operazioni di verifica e ripristino sul tetto della quarta torre, quella che domina il circolo ufficiale e che ha subito i danni maggiori. Per posizionare la piattaforma aerea ed eseguire l'intervento in sicurezza sarà infatti necessario occupare alcuni posti auto e parte della carreggiata sul corso, modificando quindi la viabilità. In programma anche la verifica di tutta la parte di copertura sulla porzione di edificio che guarda l'Adige, in particolare sulla lamiera in rame progettata da Carlo Scarpa. Ma gli interventi non finiscono qui. Proseguiremo poi, perché manca anche un intervento di verifica e di sostituzione di alcuni coppi nella parte di Palazzo Barbieri nel fronte principale, quindi poi la piattaforma si sposterà dalla parte di là in Piazza Bra. È tutto, termina qui la prima edizione del TG Veneto News, grazie a tutti per l'attenzione, TG Veneto torna come ogni giorno alle 18, arrivederci. Prestazioni senza compromessi nel mini escavatore SK17 giro sagoma. Affidabilità e un servizio assistenza tempestivo. Scopri la promo sul sito Massan.com.